Buongiorno Jacopo Barison. Buongiorno, buongiorno. Grazie per essere qui nuovamente nel posto delle parole, questa volta per raccontare Le stelle cadranno tutte insieme. Le stelle cadranno tutte insieme, edizione Fandango, è il suo ultimo romanzo con una copertina tra l'altro molto bella. La vogliamo raccontare, Jacopo? Sì, grazie. Sì, bello, mi piace raccontare la copertina, è una cosa a cui tengo molto, sarò sincero, perché quando ho scritto questo romanzo mi premeva, arrivato alla fine, che la copertina fosse possibilmente di gradimento ai miei personaggi, cioè volevo che i personaggi del mio libro trovassero bella la copertina, possibilmente in un mondo ideale parallelo. Quindi praticamente ho chiesto a Ratiger, che è questo fumettista che io stimo molto, di disegnarne una appositamente, cosa che non capita molto spesso in Italia perché di solito si prendono fotografie, l'archivio e si mettono in copertina con spesso qualche legame al libro, altre volte no. E si tende a farsi andare le cose bene così. In realtà poi Ratiger allora mi ha disegnato questo cane rosa, antropomorfo, con due mani, una a destra e una a sinistra, che spuntano proprio dalla copertina materialmente, che non si capisce se lo vogliono accarezzare o afferrare. Penso ci sia anche una forma di sensualità in questa copertina e anche di disturbo verso il lettore, perché poi questo cane in copertina rompe la quarta parete, diciamo, e guarda il lettore, potenziale di sbieco, credo. Almeno l'idea che mi sono fatto io è che lo guardi di sbieco, però devo Anche con un concludere con lo certo sguardo. dubbio, con un po' Sì. di non so se disagio, ma dice, ma quasi a controllare chi sta a guardare questo cane antropomorfo, ecco. Sì, Ma è vero. Sì. l'autore dell'immagine copertina, ha letto il libro oppure ha vissuto solo le suggestioni del racconto di Jacopo Barison? Guarda, me lo ricordo benissimo, era il giorno delle elezioni, il libro stava per andare in stampa, quindi era domenica, e il libro sarebbe andato in stampa il martedì, non avevamo ancora la copertina, questo perché come al solito faccio sempre tutto in ritardo, e mi ricordo questa telefonata con Ratiger che aveva cominciato il romanzo, dicevo che era a un quarto del romanzo, era appena all'inizio, però in realtà io non volevo che seguisse letteralmente il romanzo, la copertina, ma che fosse una specie di interpretazione psicologica del contenuto del romanzo. Quindi gli ho semplicemente chiesto di valorizzare gli elementi generali del testo, quindi in questo caso il triplo protagonista, la morte di un cane, che il libro comincia esattamente con la morte di un cane a pagina 2, con la morte di CinemaScope, che è il cane della protagonista femminile Aria, lo chiamano così perché ricorda, è un bassotto e quindi ricorda le lenti, la lente CinemaScope con cui si girava noi film tanto tempo fa. E quindi niente, è andato diciamo per analogia, per associazione, però no, non aveva ancora letto tutto il romanzo e secondo me questa è stata però una cosa positiva. Sì, perché per creare le immagini copertine non è necessario leggere tutto il romanzo, perché a volte proprio la suggestione dà veramente il senso, come in questo caso il senso di questo romanzo, Le stelle cadranno tutte insieme, edizioni Fandango. È un libro sul sogno, un libro sull'ambizione, un libro sulla ricerca di una felicità, forse, che non sappiamo che ci sia o meno, ma in ogni modo siamo tutti tesi alla ricerca di questa cosa, di questo sogno. Chiamiamolo sogno, chiamiamolo felicità, chiamiamolo ambizione. È quello che ricorre anche in questo romanzo, Jacopo. Sì, penso che più che un romanzo sul successo e sull'ambizione sia un romanzo sull'insuccesso e sul fallimento. In realtà cerco di raccontare la storia di questi tre protagonisti, due maschi e una femmina, attraverso 10 anni delle loro vite, diciamo dai quasi 20 ai quasi 30. L'unico obiettivo dei miei personaggi all'inizio è diventare famosi nel mondo del cinema, che è la loro più sincera e autentica passione. Però col passare del tempo, in realtà io questo l'ho capito solo dopo aver finito il romanzo, perché poi certe cose le capisci solo dopo aver chiuso il libro. Non racconto tanto il tentativo di realizzare i propri sogni adolescenziali, ma racconto che cosa succede quando questi sogni non riusciamo a Si realizzarli, o rompono. magari, esatto, magari non riusciamo a realizzarli esattamente come credevamo.
penso che questo ricalcolo che dobbiamo fare nella vita, che spesso dobbiamo fare proprio fra i 20 e i 30 anni, in quest'età che oggi significa diventare adulti, no? Prendersi le proprie responsabilità, io credo che questo continuo ricalcolo poi sia esattamente il risultato finale del diventare adulti, in realtà, cioè penso che sia inscindibile. Che in un processo di maturità poi il capire che la nostra felicità dipende solo ed esclusivamente da noi e non tanto dall'immagine che vorremmo avere di noi, secondo me questa cosa è molto importante. È una cosa molto importante perché anche diceva poco fa Jacopo Barison, è un ricalcolo come quello che fa il GPS, no? Quando sbagliamo strada e c'è questa parola che ci impaura, che ci crea ansia, no? Quando sentiamo dal GPS in macchina ricalcolo, sembra che a me, non parlo di me, io sono perso e forse siamo persi tutti quanti, ma c'è questa necessità di riposizionare, trovare l'equilibrio, trovare la strada, trovare un metodo. Il metodo non vuol dire altro che il percorso, la strada. Ma Jacopo Barison, dalla provincia di Cuneo a scrivere romanzi, si ritorna ogni tanto a Fossano? Sì, guarda, in realtà io sono adesso a Fossano, certo. Perché il libro è uscito un mese e mezzo fa circa, perché è uscito il 5 di aprile. Io da quando escono i miei libri, specialmente con questo secondo romanzo, avverto la responsabilità veramente di portarlo in giro, di parlare con i lettori, di andarlo a presentare. Sto facendo questo mega tour solo in librerie indipendenti, che mi sta portando veramente ovunque, in giro per l'Italia. Siamo già, credo, a 20 presentazioni, quindi fa circa una presentazione ogni due giorni, più o meno in media. E adesso mi trovo a Fossano proprio perché, essendo io nato e cresciuto in questa provincia, nella provincia Granda, essendo un romanzo che parla fra le altre cose anche della provincia, ma della provincia non, qua ci tengo a precisarlo, non della provincia Granda, ma della provincia come stato d'animo, no? La provincia in generale, ecco. Ci tenevo molto a fare diverse presentazioni nella provincia dove sono nato e cresciuto, quindi ieri ero a Fossano, il giorno prima a Borgo San Dalmazzo, il giorno prima ancora a Saluzzo, poi Mondovì, quindi questa settimana diciamo che è stata abbastanza intensa. Mentre oggi sarà a Jacopo Barison, sarà a Cuneo alla libreria dell'Acciuga. Sì, chiudiamo con Cuneo, diciamo, questa settimana di presentazioni, esatto. Ecco, e qual è il rapporto con i lettori, anche con quelli che non hanno ancora letto? Ovviamente il libro è fresco di stampa, quindi due mesi, nemmeno un mese e mezzo. E qual è il rapporto con le persone che vengono agli incontri per un giovane e tra l'altro importante scrittore come Jacopo Barison? Ma guarda, a me piace molto il rapporto con i potenziali lettori, forse ancora di più di quello con i lettori veri e propri, che il mio romanzo l'hanno già finito. C'è appena stato il Salone del Libro di Torino, sono stato lì tre giorni, io tendo sempre a pensare al passo successivo e non sono quasi mai soddisfatto o felice, tendo a non appagarmi mai, ma non per una sete smisurata di successo con i miei protagonisti, ma semplicemente perché è un modo per me di restare concentrato su quello che devo fare, non su quello che ho ancora fatto. Ecco, al Salone del Libro Fandango aveva portato un centinaio di copie e le abbiamo finite tutte, dalla prima all'ultima, non è rimasta neanche una. Quando ho venduto queste 100 copie, tra l'altro quasi tutte le ho firmate, quindi ho potuto parlare anche con i lettori che dovevano poi leggere il mio romanzo. È stata la prima volta, credimi, in cui da quando scrivo, e già un po' di anni sono passati, ero davvero davvero felice e soddisfatto, perché ho capito che forse il romanzo stava andando anche al di là, stava avendo anche una portata inattesa, no? Per me stava arrivando tutto insieme e stava andando anche un po' fuori dal mio controllo, ecco. Quindi ero molto molto felice. Poi io parlo sempre con i lettori, figurati alle presentazioni, dico sempre: fatemi sapere cosa ne pensate del libro in qualche modo sui social network o via mail. Ci tengo molto al feedback dei lettori, sì, ma uno per uno proprio, non li intendo come categoria generale, veramente sono cose che chiedo uno per uno. E questo è molto bello nei confronti di chi legge il libro, perché lo diceva poco fa Sergio Claudio Perroni, no?
proprio il contatto con i social, a volte tanto vituperati. Invece l'autore si appropria di uno spazio suo, no? Vanno bene le recensioni, tutto il resto, però il contatto diretto con il lettore, il quale dice le cose che pensa in una maniera semplice o profonda non importa, ma è veramente un sentire il polso anche di quello che si scrive, vero? Sì, ci sono, guarda, ci sono persone pagate per scrivere dei libri, giustamente, e spesso lo fanno anche molto bene, però l'autenticità e la profondità di alcuni commenti che ho ricevuto su questo libro da parte di lettori, diciamo, più occasionali rispetto a chi commenta libri per lavoro, secondo me è davvero impareggiabile. Sicuramente. A volte arrivano anche dai... c'è un romanzo, tra l'altro, che viene letto, questo, Le stelle cadono tutte insieme, da generazioni molto diverse, no? Che siano persone che oggi hanno 15 anni, 30 o 40, e mi rendo conto che l'età anagrafica poi non ha nulla a che fare con la profondità del giudizio rispetto al libro, perché ci sono stati 15 anni che veramente hanno fatto un commento del libro che neanche un giornalista professionista, ecco. E questo mi sembra uno spazio veramente molto bello da utilizzare, quindi l'invito di Jacopo Barison a superare l'effetto, perché a volte c'è anche un po' effetto, nonostante i social li frequentiamo più o meno tutti, anche un effetto di timore, no? Perché sì, io scrivo qualcosa a Mario Rossi, però a scriverlo all'autore che è conosciuto, probabilmente questo crea un po' di timore, ma questo è facilmente superabile dall'effetto social, e quindi è necessario frequentarli anche da questo punto di vista, perché sono parole diverse da altre parole che possono essere più o meno vuote. Jacopo Barison, prima di salutarci, qual è invece il libro che fa compagnia in questi giorni? Ne ho diversi, in realtà, perché ho cominciato a leggere più di un libro in contemporanea. E, guarda, ti citerò un italiano e uno straniero, una straniera in realtà, così per par condicio, diciamo. Sto leggendo Il gioco di Carlo D'Amicis, a livello di italiani, che adesso è candidato al premio Strega, tra l'altro, Mondadori. Esatto, mi sembra, guarda, sono solo al primo terzo, ma mi sembra un romanzo molto interessante. In contemporanea sto leggendo Parlarne tra amici di Sally Rooney, che è questa ragazza irlandese del 91, quindi addirittura più giovane di me, beata lei, ed è anche qua un romanzo, diciamo, che diciamo, ai tempi di WhatsApp, social network, eccetera, parla di questo amore sgangherato fra due ragazze e una coppia più vecchia di loro. Anche questo è molto interessante, sì. E a proposito di copertina, questa è un'altra copertina di quelle, come dico io, ti vengono incontro, no? Come quella del cane che ti guarda, di Jacopo Barison. Questa è una copertina di un colore giallo fortissimo, se lo ricordo bene, con queste due donne, una con gli occhiali da sole e l'altra senza. Grazie ancora, Jacopo Barison, del tempo che ci hai dedicato per la presentazione che ci sarà oggi alla libreria dell'Acciuga a Cuneo, che chiude la tua tournée in provincia di Cuneo e poi ovviamente continuerà da altre parti. Ricordiamo, Le stelle cadranno tutte insieme, edizioni Fandango. Buona giornata, Jacopo. Grazie, buona giornata a voi.